Ben ritrovati di nuovo su Review U. Andiamo a vedere insieme questo vetro temperato, meglio tre vetri temperati marcati Aiwuler, un'azienda che mi ha convinto in passato ad acquistare questi vetri temperati per altri modelli di cellulari, di smartphone che ho posseduto, semplicemente per il fatto che è affidabile in termini di prestazioni, per quanto riguarda l'aderenza sullo schermo, per quanto riguarda le impronte che appunto non rimangono aloni, o meglio in maniera minore, e soprattutto per quanto riguarda il fattore della reattività al tocco. Devo dire che la confezione sì è quella di cartone, quindi anche carina. Abbiamo all'interno il foglietto dell'azienda, la garanzia a vita, quindi se vi iscrivete al sito nel caso si dovesse rompere vi ridaranno comunque, immagino, il prodotto nuovo indietro. E abbiamo poi il classico fogliettino di istruzioni, ma anche qua non c'è bisogno di tante istruzioni per capire come applicarlo, ve lo vado a dire velocemente io. Tre vetri temperati, uno lo sono già andato ad utilizzare, anche qui tre confezioni per andare a pulire lo schermo. Abbiamo wet, dry, quindi bagnato e asciutto. Alcuni dicono quello bagnato mi arriva secco, può capitare in generale. Se così fosse è perché magari la confezione era bucata, quindi a me non mi è mai capitato, neanche adesso che sono andato ad applicarlo sul mio iPhone 6S Plus, perché mi sono dimenticato di dirlo. In questo caso si tratta di vetri temperati, tre vetri temperati, tre sticks, tre spugnette stracciate, diciamo, per andare a pulire lo schermo, per iPhone 6S Plus oppure 6 Plus, è la stessa cosa tanto in termini di dimensioni. Vi faccio vedere una volta che sono andato ad applicare, cioè prima, non ho avuto problemi per quanto riguarda, adesso vediamo se riesco, ecco, come vedete rimangono quei 2 mm dal bordo, qua passa intorno, qua va a filo dello schermo. L'unica bolla che ho avuto, ma è stata una mia colpa perché non l'avevo centrato bene, quindi spostandolo poi è rimasta una bolla d'aria, e qua, ma è veramente impercettibile. Poi qua va a coprire il foro della fotocamera, quello dello speaker, ecco, forse così lo vedete meglio, è scoperto, e poi qua ci passa attorno. Quindi a sinistra abbiamo sempre lo stesso discorso, che va a filo del vetro. Comunque non ci sono bolle, è veramente reattivo al touch, e devo dire che quindi è un ottimo prodotto. Poi per il prezzo pagato, 7 euro, 3 vetri temperati. E niente, due parole sull'applicazione: andate a pulire e bagnare con questo il vostro schermo, lo asciugate, andate con gli stick a rimuovere la polvere, questi sono per i bordi, le fessure, e poi andate ad applicare il vetro. Vado a toglierne uno, anche se io l'ho già applicato poco fa, come vedete quello che vi dicevo, togliete l'etichetta qua, posizionate bene sul vostro schermo, vi assicurate di allineare. Prima io non sono riuscito a farlo perfettamente, quindi l'ho mosso un po', però una volta che lo spostate eccetera, avete allineato perfettamente, schiacciate in centro e vedrete che l'applicazione è veramente facile. Meglio spendere qualche euro per dei vetri temperati piuttosto che rovinarvi lo schermo, che poi quando quello originale intendo, che poi a ricambiarlo comunque sono veramente soldi ed è meglio evitare. Link in descrizione come sempre del prodotto, fatemi sapere cosa ne pensate.